Salve a tutti terrestri e benvenuti in un nuovo video di Marziani con il Pad. Ci siamo, finalmente siamo all'ultima puntata della serie di Dark Souls, con Frampt che ci spia da una finestrella là in alto. Vabbè, salve Serpentone, ci vediamo dopo. Allora, rimane semplicemente da sconfiggere Gwyn, ma per completezza vi faccio vedere un paio di zone che ho saltato in quanto molto, ma molto opzionali. Allora, iniziamo dalla Valle dei Dragoni, se mi ricordo da dove ci si arriva. Ok, eccoci qua, Valle dei Dragoni, siamo usciti da Anor Londo, di là si va nella città infame, si va per la città infame, e là sotto è comparso un oggetto interessante, ossia il cadavere di Beatrice, perché noi l'abbiamo aiutata, evocata. Cioè, noi l'abbiamo evocata e quindi adesso compare Beatrice, o meglio, abbiamo sconfitto i quattro re e quindi adesso possiamo prendere tutto il vestito da strega. Ok, il catalizzatore. Ok, non lo useremo mai, ma va bene così. Qua teoricamente si potrebbe saltare, ma chi se ne frega. E là troviamo un cadavere di drago, oddio, di mezzo drago in realtà, che è lo stesso che abbiamo incontrato nel dipinto di Ariamis, solo che normalmente lo dovremmo incontrare prima qui. Volendo si potrebbe anche fare il giro da quassù e riempirlo di frecce, perché si è incazzato. Aia, che botta. Beh, guarda dove sono le anime là. Ah. Il problema di DSFX è che penso che sia un problema di DSFX, non mi fa vedere fino a dove arriva lo schifo che lui butta. Vabbè, ok, è andato, grazie. Permesso. Ah, scaglie di drago, va bene, ok. Scudo cimiero del drago, che va bene pure. E anima, va bene, ok. La Valle dei Dragoni è interessante perché c'è un anellino che vi potenzia gli attacchi quando siete con la vita al minimo. Ok, questo è andato. Ovviamente affrontarlo nelle fasi iniziali non è che sia il massimo questo pezzo, eh. Lì sul ponte c'è l'armatura del brigante, se non sbaglio. Teoricamente, se la memoria non mi inganna rispetto alla morfologia della zona, questo ponte equivale al... come ve lo spiego? Diciamo il ponte a forma di spada, bah, che era nel baratro dell'abisso e che portava da Manus, perché questa zona dovrebbe essere quella dell'abisso, se non ricordo male. Armatura del brigante, ok. No, 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 no. Via, 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 sali, 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 sali. Dai che ce la facciamo. Ah, ecco, grazie. Poi ti voglio scendere, però. Vabbè, dettagli. Ok, questo qui è l'anello di pietra rossa, che è quello che vi dicevo. Ossia, quello che nel caso in cui siate a una vita minima... Io qua come passo? Permesso? Aia, permesso, permesso, scusate, avrei da fare. Che è successo? Si è suicidato quello, vabbè, è meglio così. Ok, direttamente dalla Valle dei Dragoni adesso passiamo a un'altra zona. Tanto siamo sempre da queste parti, quindi va benissimo così. Ok, ma arrivati al grande vuoto. Adesso c'è una parte che è un po' seccante perché è pieno di rane, di quelle che ti maledicono. Sì. Vabbè, vedremo di farcelo. Che è morto intanto. C'era un falò qua una volta, infatti c'è voi. Allora, questo lo possiamo togliere e mettiamo questo. Ci può stare. Allora, scendiamo, cercando di far meno danno possibile.
tutto secco, tutto secco, un po' d'acqua qua ci vorrebbe. Ah, là c'è roba da prendere, ma sì, per me potrebbe essere la vita. Oh. Mamma mia! Ma ce la facciamo arrivare al fondo? Forse sì. Forse sì. Vabbè. Com'è che mi consumo tutta sta vita cadendo? Ma che è sta roba? Ma cos'è? Ma... Eccole. Ok. No, io non ci vorrei schiattare qui, grazie. Questo è vivo! Porca miseria! Se io faccio così e poi faccio così, pezzo di titanite. Pezzo di titanite. Non male. Qua ci sono i funghetti, tra l'altro, che possiamo anche lasciare al loro destino di funghi. Sì, però qua c'è Pinco Panco, via. E Panco Pinco di là che arriva. La nebbia? Perché la nebbia? Che non me la ricordavo io sta nebbia qua. Beh, niente, così. Nebbia di zona. Lago di Cenere. Questo posto è magnifico. È bellissimo da vedere. Là c'è un farò. Intanto là c'è pure un'altra idra. Va bene. Piacere. E tutti questi qua che vedete sono gli arcialberi. Il lago di Cenere, oltretutto, si vede dalla tomba dei giganti. Qua si riesce a vedere bene tutta l'idra. È enorme sto coso, però. Scaglia di drago come se non ci fosse un domani. Grazie. Perché ci sono tutte queste scaglie di drago? Perché qua si è combattuta la battaglia contro i draghi. E quindi ci sono le scaglie di drago, suppongo io. Qua abbiamo un bellissimo teschio di gigante. Ora vi faccio vedere una cosa, proseguendo di qua. Alla fine della lago di Cenere c'è un personaggio, insomma personaggio, c'è un qualcosa di interessante, mettiamola così. Purtroppo la strada per arrivare dove voglio arrivare è un po' lunga. Ci siamo quasi, eh? Lo cominciate a intravedere? Direttamente da Fantasia con Notte sul Monte Calvo. Eccolo qua. Il drago di pietra. E vabbè, non si vede più, grazie. Eh? Questo è un patto che vi permette di, portando scaglie di drago, se non ricordo male, di trasformarvi in un drago. Quindi avrete questa possibilità di diventare un personaggio misto umano drago. Ok, mostratovi quello che vi volevo fare vedere, e salutiamo anche il cucciolo di drago, che è bruttissimo in faccia. Torniamo al santuario del legame del fuoco e andiamo ad incontrare Gwyn. Offriamo le nostre anime dei Lord al ricettacolo. E si va. Molto, molto suggestivo. Le ambientazioni di Dark Souls sono qualcosa di spettacolare. Fornace della prima fiamma. Ok.
È spettacolo. Allora, qui è pieno di cavalieri neri che sono un po' un casino da far fuori, però ci si può provare. Magari se gli fai un backstab io ti sarei anche grato. Ok, non gli faccio niente di danno, ottimo. Aia. Dove vai? Pezzo di titanite. Potrei anche potenziare la lancia del fulmine, ormai quello che ho fatto è fatto. Io li eviterei anche perché tanto farli fuori ce ne frega poco. Non dobbiamo neanche raccogliere anime per salire di livello e quindi si va. Bravissimo. Ok. Da Queen. Quindi si può sconfiggere anche con il Perry. Ma voglio evitare. Lo stunno? Mi fai curare, Quinn? Grazie. Si è offeso. Aspetta che sto sbagliando tutto. Eccolo. E ci sta. Gli tolgo un bel povero, eh. Liscio. Madonna, dammelo il tempo però, giusto? È stata dura, ma è stato un piacere. Mamma mia. E adesso la scelta, perché Dark Souls ha due finali. O ci vincoliamo alla fiamma come ha fatto Gwyn. O torniamo indietro e lasciamo che il mondo sia inghiottito dall'oscurità. Beh, io scelgo questo. È andata. 10 puntate che non so quanto vi siano piaciute, ma per me sono state un bellissimo percorso. Basilio è stato un personaggio magnifico. Iniziato così dal nulla, col dubbio di come doveva essere, come poteva essere un personaggio basato su destrezza, solamente su destrezza. Ero un pochettino titubante perché era un tipo di personaggio che non ho mai utilizzato. E invece è stato
un gran personaggio, mi ha dato tante soddisfazioni, mi ha divertito tantissimo, nonostante la scimitarra che mi ha fatto morire più volte perché il Muset è quello che è. Però è stato magnifico, tante soddisfazioni, specialmente nel DLC. Io non me l'aspettavo di riuscire a farlo così facilmente. Era giusto, il livello con cui l'ho affrontato era il livello giusto. È andato tutto secondo i programmi. Ho avuto un po' di difficoltà magari con qualche boss, specialmente con la culla del caos. Ma per tutto il resto è stato perfetto. È stato veramente tutto perfetto. Sono contentissimo di aver portato a termine questa piccola avventura personale, che, ma più che altro perché è bello poterla condividere con voi, anche se siete in pochi a seguirmi, ma chi se ne frega, è comunque qualcosa che io mi potrò rivedere nel futuro e tanto mi basta. E, beh, che dire, io vi ringrazio per la visione. Vi ricordo di controllare le nostre coordinate in descrizione, vi ricordo di iscrivervi al canale e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao a tutti! Thank you.